Un saluto a tutti i lettori di tuttonord.net, nuova puntata di Migliori App, come sempre ogni lunedì alle 14. Oggi parliamo di migliori app per seguire il calcio. È la settimana dedicata allo sport su tutto Android, quindi per quanto riguarda migliori app parliamo appunto delle 5 migliori applicazioni per seguire il calcio. Io come sempre vi consiglio di mettere un mi piace, di iscrivervi al canale, importantissimo per non perdere le prossime puntate di questa rubrica e tutti i nostri video che pubblichiamo quotidianamente su tutto Android, ma non perdiamo tempo e cominciamo subito. La prima app è Forza Football. L'interfaccia è divisa in base ai giorni della settimana. Per ogni giorno sarà possibile consultare tutte le partite previste, oppure solo quelle di competizioni e squadre preferite, che potremo andare ad aggiungere a nostro piacimento all'interno delle impostazioni. Cliccando invece sull'icona di fianco a quella dei preferiti, sarà possibile visualizzare solo gli eventi in diretta, qualora ce ne fossero. Sulla destra possiamo poi selezionare tutto il calendario dei prossimi giorni, mentre selezionando una partita potremo andare a visualizzare varie informazioni quali infortuni, squalifiche per le due squadre oppure le formazioni, i media se sono già disponibili, con gli highlights della partita presi da siti stranieri e classifiche e dati statistici. Se una partita non è ancora iniziata potremo partecipare a sondaggi e in ogni caso sarà possibile personalizzare le notifiche per ogni singolo match in maniera piuttosto approfondita. L'app è disponibile gratuitamente su Play Store e possiede qualche piccolo annuncio pubblicitario poco invasivo. Goal Live è forse l'applicazione principe per i risultati in tempo reale delle partite. È divisa in quattro sezioni. Nella schermata live troveremo i risultati di tutte le partite divise per giorni, mentre cliccando sull'icona live andremo a filtrare solo quelle attualmente in corso. Nella sezione Esplora possiamo andare a cercare una singola squadra o competizione e guardarne la classifica, prossime partite oppure dati storici. Selezionando una squadra come preferita, ce la ritroveremo nella sezione Il mio goal. Qui possiamo decidere di attivare le notifiche per le news riguardo le squadre e guardare tutti i dati relativi a una partita. Nell'ultima sezione invece troviamo le news collegate ad un'altra app di goal. L'applicazione comunque è completamente gratuita ed è scaricabile dal Play Store, di sicuro una delle più affidabili per i risultati e i dettagli in tempo reale di qualsiasi squadra. Il calciomercato è ormai chiuso, ma quello di riparazione non è poi così lontano. Una delle applicazioni più quotate a tal proposito è quella di Gianluca Di Marzio, noto giornalista sportivo. L'applicazione non è nel massimo graficamente, la sezione principale si divide in tre parti. La più importante è quella relativa, come detto, al mercato. Le notizie sono sempre molto attendibili vista la fonte, mentre nella sezione squadre possiamo filtrare il tutto in base alla nostra squadra preferita. C'è poi anche una sezione relativa alle news generiche non strettamente legate al mercato. A tal proposito potremo andare a selezionare Champions League, Europa League, Serie A e così via. Insomma, l'app non è il massimo per quanto riguarda le funzionalità, ma di sicuro da tenere in conto per i periodi di calciomercato. Oltretutto è gratuita e scaricabile dal Play Store. Eurosport è una delle migliori app non solo per seguire il calcio, ma tutti gli sport. Avremo innanzitutto una schermata divisa tra risultati, notizie, video e ultima ora, con i contenuti che cambieranno in base alle preferenze del nostro account. Dal menu di sinistra potremo accedere a tutti gli sport, dal calcio alla Formula 1, passando per il rugby, il tennis e molto altro. Insomma, un'app davvero completa sotto questo punto di vista. Focalizzandoci però sul calcio, potremo andare a gestire le notifiche relative alle nostre squadre preferite con risultati live relativi a inizio partita, fine partita e cambio risultato e news invece durante la giornata. Insomma, un'app che forse non ci dà tutte le possibilità delle precedenti in relazione al calcio in senso stretto, ma ci permette di seguire comunque comodamente tutti gli altri sport. Per ultimo abbiamo l'app di Sky Sport, anche questa generica ma fortemente orientata verso il calcio e gli altri sport trasmessi dall'emittente, molto interessanti i video highlights e i servizi dedicati alle varie notizie, tutti visualizzabili come se stessimo guardando Sky Sport, ovviamente non in diretta ma in differita, secondo il mio parere il vero plus di questa applicazione. C'è poi ovviamente la schermata risultati e classifiche per le varie competizioni e qualora disponessimo di uno Sky ID, potremo andare a visualizzare anche in diretta il canale di Sky Sport 24 e partecipare ai vari sondaggi. Ben gestita anche la possibilità di leggere le notizie più importanti relative sia a calcio, Formula 1, MotoGP, tennis, basket e altri sport. L'applicazione comunque è scaricabile anche questa gratuitamente dal Play Store. Queste erano quindi le 5 migliori applicazioni per seguire il calcio su Android. Io vi consiglio di iscrivervi al canale per non perdere le prossime puntate della nostra rubrica, mentre per le precedenti c'è il link in descrizione riguardo la playlist con le altre 15 puntate. Questa infatti è la 16ª puntata di Migliori App. Io vi saluto, vi do appuntamento a lunedì prossimo alle 14. Da Emanuele Capone è tutto per tuttoandroid.net.